Bene, vediamo oggi la correzione della verifica sulle forme determinate. C'erano circa 8 punti, cominciamo col primo. Vediamo proprio il testo. Sul primo esercizio. Calcola il limite per x che tende a più infinito di x alla seconda meno 1 fratto x più 1. Ora, qui era sufficiente notare, per esempio, che il numeratore è di grado 2, mentre il denominatore è di grado 1. Quindi quando ho una forma indeterminata, questa è una forma indeterminata, infinito fratto infinito, sia il numeratore che il denominatore divergono, ma il grado del numeratore è superiore. E quindi in questo caso il limite, scusate, il limite per x che tende a infinito, a più infinito di x alla seconda meno 1 fratto x più 1 è infinito. Ok? Confrontando i gradi. Oppure si poteva anche ottenere lo stesso risultato utilizzando per esempio una scomposizione oppure un raccoglimento del monomio di grado più alto, indifferente. Vediamo per esempio di raccogliere sopra x alla seconda, quindi veniva 1 meno 1 su x alla seconda e sotto x più 1 su x. Okay? Le due parentesi tendono entrambe a 1 per x che tende a infinito. Quindi rimaneva al numeratore x, al denominatore x sparisce, quindi questo limite vale quanto il limite per x che tende a più infinito di x, cioè più infinito. Ok, qui si poteva anche scomporre il numeratore, semplificare per il denominatore, cambiava poco, si poteva anche lavorare in questo modo. X alla seconda meno 1 fratto x più 1, posso sempre scriverlo come x meno 1 per x più 1 fratto x più 1, queste vanno via, quindi questo vale quanto il limite per x che tende a più infinito di x meno 1 che fa più infinito. D'accordo? Attenzione, quando elaboro la funzione, la semplifico, raccolgo, eccetera, è indispensabile utilizzare la scrittura di limite ogni fin tanto che rimane la x. Perché? Perché questo, quando esiste, è un numero. Okay? E quindi ignorare la scrittura di limite, ahimè, è improprio. Non è corretto. Ci sono domande qui? Bene, siamo al secondo, all'1b. Copiarlo. Qui era un limite dello stesso tipo. Qui anche questa è una forma indeterminata, infinito fratto infinito, perché il numeratore diverte il denominatore anche. Sono due polinomi dello stesso grado, ok? Hanno entrambi il grado 2. Si poteva confrontare i gradi oppure operare in questo modo, per esempio dire, beh, il limite per x che tende a infinito di 2x meno 1 fratto 4x più 1, tutta la seconda, posso pensarlo come il limite per x che tende a infinito di 2x meno 1 fratto 4x più 1, tutto alla seconda, posso fare un unico quadrato. E quindi questo vale il limite per x che tende a infinito di, sopra raccolgo una x, 2 meno 1 fratto x, sotto un'altra x. Le due x si semplificano.
quindi il numeratore tende a 2, il denominatore a 4 e poi le va elevato al quadrato. Quindi questo viene 2 fratto 4 alla seconda, cioè un quarto. Oppure, volendo, si poteva anche sviluppare il quadrato e raccogliere sulla seconda, era uguale, insomma. Tutte queste tecniche andavano bene. Se non ci sono domande, passiamo all'1C. Questo. Attenzione, c'era un problema col segno nell'1C. Anche questa è una forma indeterminata del tipo infinito fratto infinito, però qui il denominatore è di terzo grado, il denominatore è di secondo grado. Questo è di grado 3, il numeratore è di grado 2. Il grado del denominatore è inferiore, quindi il limite vale a 0. Ok? Anche qui prendermene conto è sufficiente raccogliere le x di grado più grande, x che tende a più infinito, qui raccogliamo un x alla seconda, 1 meno 16 fratto x alla seconda, e qua un x alla terza, 5 più 9 su x alla terza, qui x alla seconda e x alla terza si semplificano, rimane 1 su x, quindi questo limite si comporta come le parti 1 su 16 su x alla seconda sono entrambe infinitesime, 9 su x alla terza vanno entrambe a 0, quindi il limite è identico a quello che ottengo considerando 1 fratto 5x, e questo è 0. E dal numeratore mi rimane 1, dal denominatore ho x per 5, quindi ho 5x, e quindi il limite è nulla. Numeratore costante e denominatore diverge. Ok? Passiamo al 2. Allora, facciamo così, lo copio tutto così. Facciamo prima. Nel 2 abbiamo forme determinate del tipo 0 su 0. Iniziamo col primo, limite per x che tende a 6 di 2x meno 12 fratto 36 meno x alla seconda, è una forma indeterminata del tipo 0 su 0. In questo caso, quando x tende a un numero finito, okay, il modo per rimuovere l'indeterminazione è semplificare le parti infinitesime, quindi fattorizzare. Quindi il limite lo risolvo considerando la scomposizione in fattori. Al numeratore raccolgo un 2, x meno 6, al denominatore ho una differenza di quadrati, però attenzione, non è x alla seconda meno 36, è 36 meno x alla seconda, quindi qui ho 6 meno x per 6 più x. Questi due parentesi sono opposte. Quindi non posso semplificarle e basta, devo semplificarle tenendo conto che il segno è diverso. Quindi se, dato che questa parentesi, fatemi scrivere qua sotto, x meno 6 è l'opposto di 6 meno x. Quindi se x è diverso da 6, allora x meno 6 fratto 6 meno x fa meno 1. Quindi questo posso semplificarlo, sì, però devo tener conto del segno, che avrò il limite per x che tende a 6, x meno 6 diviso 6 meno x fa meno 1, che per 2 fa meno 2, diviso 6 più x. Quindi ho meno 2 dodicesimi, cioè meno un sesto, non più un sesto. Ok? Anche qui ogni volta che
nella funzione, dopo aver semplificato, rimane la x, la scrittura di limite è indispensabile, non è opzionale. Passiamo al b, al 2b, cioè il limite per il 2x alla seconda più 4x, che tende, non mi ricordo se a meno 2, sì. Quindi 2x alla seconda più 4x diviso x alla seconda più 4x più 4, se non ricordo male. Sì, allora il numero, anche qui ho una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Rimuoverla devo fattorizzare se si può, e qui in questo caso si può, perché il numeratore si può raccogliere al fattore comune il termine 2x. Quindi ottengo a sopra di x ho x più 2 e il denominatore è un quadrato, è il quadrato di x più 2. Quindi qui posso semplificare per x più 2 e mi rimane limite per x che tende a meno 2 di 2x fratto x più 2. Qui attenzione, il numeratore tende a meno 4 e il denominatore tende a 0. Se ho un numeratore finito, un denominatore infinitesimo, il limite è infinito. La funzione diverge. Qui, siccome il limite non mi dice se x tende a 2 da destra o da sinistra, lascio infinito senza il segno. Metà, dato che il coefficiente numeratore è negativo, se il limite è destro, cioè se tende a meno 2 per valori in eccesso, il limite sarà meno infinito, in difetto sarà più infinito. Tutto chiaro? Infine c'è il 2c, limite per x che tende a 25 di radice di x, non di 5, meno 5 fratto x meno 25. Anche questa è una forma indeterminata, 0 fratto 0. Qui era sufficiente notare che 25 è il quadrato di 5 e x è il quadrato di radice di x. Quindi questo termine è il quadrato di questo termine è il quadrato di questo. Di conseguenza posso pensare che x meno 25 è radice di x alla seconda meno 5 alla seconda, quindi questa è una differenza di quadrati. Quindi posso scomporla come radice di x meno 5 per radice di x più 5. Per cui il nostro limite diventava uguale a, quindi potevo fattorizzare in questo modo, radice di x meno 5, x meno 25. Prego. Tende a 25 l'anno infinito. Scusami se hai ragione. Scritto troppo in fretta. X che tende a 25, radice di 5 meno radice di x meno 5 numeratore, denominatore diventa radice di x meno 5 per radice di x più 5. Adesso le due parti, radice di x meno 5, possono essere semplificate e quindi al numeratore mi rimane 1 e al denominatore radice di x più 5 e quindi fa 1 fratto 5 più 5, cioè un decimo. Un'altra via che ho visto che è corretta, attenzione, è qualcuno ha razionalizzato il numeratore, cioè moltiplicato sopra e sotto per radice di x più 5, è corretto anche quello. Va bene.
Domande? Passiamo al numero 3, se non sbaglio. Sì. Questo, ma della verità non era neanche una forma determinata, ma insomma ci ho messo lo stesso. E qui c'è la x. Qui abbiamo due termini, uno su x che tende a 0, uno x alla seconda che tende a 0, radice di 0 fa 0, il limite è nulla. Quindi questo non poneva nessuna difficoltà. Un pochino più da riflettere c'era nel 4. Devo copiare. Il 4 chiedeva, data la funzione f di x uguale ad a meno 3 per x alla terza più 8 fratto a x alla terza più b, determini i valori di parametri a e b in modo che risulti la funzione in 0 vale 4 e il limite per x che tende a più infinito vale 2. Che significa f di 0? Significa calcola la funzione quando x vale 0, quindi viene a meno 3 per al posto di x metto 0, che è 0 alla terza fa sempre 0, più 8, e sotto ho a per 0 più b, e questo deve valere 4. A meno 3 per 0 fa 0, qualunque cosa sia a, quindi il numeratore diventa 8, il denominatore è b, e 8 fratto b fa 4 solo se b è 2. Quindi affinché la funzione in 0 valga 4, b deve valere 2. Dopodiché uso questo nel secondo punto, anche se in realtà non è influente, ma insomma, il limite per x che tende a infinito della funzione, cioè a meno 3 per x alla terza più 8 fratto ax alla terza più, in questo caso 2, quanto vale? Beh, il numeratore di terzo grado e il denominatore di terzo grado, il limite vale il rapporto dei coefficienti, quindi a meno 3 fratto a. E il testo mi chiede per quale valore di a questo numero è 2. Quando è che a meno 3 fratto a è 2? Beh, a meno 3 fratto a vale 2, posto che a non sia 0. Moltiplico tutto per A e ottengo A meno 3 che vale 2A, porto il 2A a sinistra, A meno 2A uguale a 3, meno A vale 3, A vale meno 3. Infatti, se A vale meno 3, il coefficiente di x alla terza vale meno 6, al numeratore, il coefficiente di x alla terza al denominatore vale meno 3, meno 3 fratto meno 6 fa più 2. Perché quando ho un rapporto di polinomi, il limite tende al rapporto dei coefficienti, che è a meno 3 diviso a. Se preferite possiamo fare anche così. Spendiamoci qualche parola in più che probabilmente merita. Fatemelo riscrivere qua sotto. Questo possiamo scriverlo come limite per x che tende a più infinito. Qui raccolgo x alla terza. Qui mi rimane a meno 3 più 8 fratto x alla terza. E qui sotto scusate, a più 2 su x alla terza. Queste parti si semplificano,
i due x alla terza vanno via, le due frazioni 8 su x alla terza e 2 su x alla terza sono infinitesime, quindi questo vale a meno 3 fratto a. Ecco, qui è controproducente sviluppare questa parentesi, non ha senso togliere la parentesi e moltiplicare a per x alla terza meno 3 per x alla terza, perché avrei due termini in x alla terza, quindi avrei un polinomio in forma non normale. Cioè, invece scritto così è molto più facile determinare il coefficiente, non ha senso avere due termini dello stesso grado, no? E fare un passo indietro. Ci sono domande? Se non ci sono domande, mi fermo qui.